Il corteo del mondo della scuola, partito da Porta San Paolo Piramide a Roma, ha raggiunto la sede del Ministero dell'Istruzione in Viale Trastevere. Noi di Tecnica della Scuola abbiamo seguito la protesta dei sindacati e del comparto scuola, scesi in piazza contro, in particolare, la manovra 2022 con una legge di bilancio che porta in dote 33 miliardi, di cui solo lo 0,6% destinato a premiare la professionalità dei docenti. Abbiamo un numero elevato di precari che si alternano, non c'è stabilizzazione del personale, né ATA né docenti. Basta, basta i soprusi. Non possiamo accettare più che la scuola sia schiacciata, che il personale tutto non è considerato. Siamo il fanalino di coda di questo governo. Elvira Serafini, ma voi avete avuto degli incontri, svolto degli incontri in questi giorni anche con i partiti di maggioranza. I partiti grazie sembra che siano con voi. Oggi allora sono tutti con noi e con noi il ministro Bianchi che dice di condividere le nostre problematiche e con noi la politica e con noi tutto il governo in separata sede, nei loro studi, ma al governo, alle camere, al senato non c'è condivisione, è in privato che ci danno ragione. Dal punto di vista economico non abbiamo contratti, è in scadenza il contratto il 31 dicembre, si riapre un nuovo contratto e non abbiamo neanche l'atto di indirizzo. Abbiamo una copertura che non si soddisfa affatto, non è possibile premiare questo personale tutto con pochi quattrini. Non siamo stanchi perché sia il personale ATA che il personale docente per 2 anni non hanno badato a orari, hanno dato il massimo di loro e ci è stato detto che nel contratto, col patto che avevamo firmato, ci sarebbero stati congrui soldi a 3 cifre, ma dove stanno? È tutto un bluff. Perché nelle classi pollaio, con i banchi attaccati, non abbiamo diritto alla salute. Questa piazza è anche la piazza per rivendicare i nostri diritti. Allora, noi non chiediamo, rivendichiamo e stiamo rivendicando innanzitutto la dignità per queste persone che stanno manifestando non soltanto per avere uno stipendio adeguato, ma per avere una scuola adeguata, ma non una scuola che sia la scuola della Costituzione di questo paese, una scuola libera, democratica. Avete sentito oggi, ragazzi, la comunità educante qui in piazza oggi. Sì, ci sono genitori, studenti, c'è una partecipazione abbastanza importante. E quindi la comunità educante, che è il centro, oggi si ribella e noi siamo stati il detonatore di una ribellione più ampia e ci sarà il 16, perché bisogna che si cambi politica quindi, in questo paese. Quindi il 16... E mi stai dicendo che parteciperà anche la scuola? Ma la scuola non può più partecipare perché già un giorno di sciopero è tanto e noi lo abbiamo fatto oggi. Una rappresentanza. E io personalmente ci sarò, rappresenteremo il mondo del lavoro, perché qui c'è il mondo del lavoro, non è che ci sono persone che non lavorano e lavorano con dedizione. Non abbiamo bisogno di ulteriori sottolineature che sono un'offesa per questa categoria. In un commento sul fatto che non arrivate a questo sciopero uniti con tutti i sindacati rappresentativi, è un'occasione mancata, e un'occasione come la giudichi? Io ne sono addolorato e ogni frattura nel mondo del lavoro produce effetti negativi, però siccome sono un ottimista penso che anche un pluralismo sindacale garantisca alle persone le possibilità di scelta. Oggi abbiamo le persone che sono qui in piazza, hanno scelto. Io rispetterò chi non la pensa diversamente, chi non la pensa come noi, ma oggi siamo in piazza anche per chi non ha scioperato. Ecco, il personale ATA, il fatto che le scuole non siano state aperte probabilmente fa immaginare che il personale ATA ha risposto, almeno a livello di collaboratori scolastici, massicciamente in alcune scuole. Personale ATA che ricordiamo è particolarmente penalizzato ormai da anni, da decenni, con stipendi ridotti all'osso, con un trattamento di carriera inesistente e soprattutto senza prospettive professionali.
spendiamo due parole per il personale ATA. Voi forte... come Will siete molto vicini al personale assolutamente ATA. Sì, anche questo è un motivo dello sciopero di oggi per tutto questo personale che ha aderito massicciamente alla manifestazione di oggi, per una ragione molto semplice: non si può assolutamente accettare in una fase così delicata, quasi impossibile nella gestione delle scuole, non prorogare i contratti Covid che sono essenziali per il mondo della scuola, soprattutto allo scadere dell'anno solare. Noi non siamo assolutamente contrari al blocco di queste nomine, anzi, al contrario, ci chiediamo fortemente il rinnovo del contratto di questo personale Covid affinché la scuola possa riprendere con una conferma di questo personale tutto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la legge di stabilità, nella quale speravamo, per avere un minimo di avvio verso la decenza degli stipendi degli insegnanti e del personale scolastico, ma questa speranza è stata delusa in modo cocente dal momento che abbiamo visto che nella finanziaria su 33 miliardi e mezzo abbiamo soltanto 210 milioni investiti, certo, per la scuola, cioè una miseria. Ieri mi hai detto però ci sono solo 600 milioni per questa manovra correttiva al photo finish esatto, per l'universo mondo. Questo significa una cosa molto grave, che in questo paese la politica non conta più nulla, contano solo i tecnici, perché quando facciamo il pellegrinaggio tra tutti i gruppi parlamentari e ci dicono che sono solidali con noi, che però quel cattivone del governo ha lasciato 600 milioni per tutti i possibili emendamenti, allora penso che come cittadini dobbiamo preoccuparci, perché nel momento in cui la politica non conta sulla spesa pubblica, significa che c'è anche un problema democratico. Bene, Rino, ti risulta che per quanto riguarda il problema del personale ATA, in particolare i 30.000 Covid, contratti Covid, c'è una soluzione in dirittura d'arrivo, almeno questo? Dalle notizie che abbiamo sembra che siano riusciti almeno a far passare questo emendamento, per cui ci sia la proroga dei contratti Covid per tutto il personale, però finché non c'è il voto, certo, del Parlamento ovviamente non può essere una notizia certa. E c'è qualche margine di speranza per quanto riguarda il blocco quinquennale, attualmente triennale, per i neo immessi in ruolo? Non lo so, speriamo che questo cessi quanto prima, perché qui c'è un deficit di democrazia. Nel momento in cui la contrattazione è spogliata per continuo intervento di leggi che bloccano la contrattazione, e poi significherebbe anche ragionevolezza da parte della politica. Anche perché si tratterebbe di un provvedimento a costo zero, cioè esatto, non avrebbe nessun tipo di implicazione economica. Non costa nulla, semplicemente si garantisce il diritto a chi ha le condizioni per tornare a casa propria. Siamo delusi, siamo arrabbiati e siamo scesi in piazza per far sentire la voce della scuola. Investire sul reclutamento e sulla stabilizzazione dei precari. Ah, una scuola in sicurezza, una scuola che appunto magari la salute, e quindi non possiamo accettare che accanto a noi ci sono persone che negano la scienza, i ritardi vaccini, questa cosa non ci può accettare. Allora, già da ora è evidente che è quello che sta succedendo nel mondo. In Slovenia hanno dichiarato incostituzionale l'obbligo vaccinale, il giudice di Padova ha sollevato delle questioni in Corte di Giustizia Europea, e negli Stati Uniti non c'è più questo obbligo. Allora è evidente che in primo luogo questo obbligo vaccinale deve essere sospeso in attesa della decisione delle giurisdizioni europee. In secondo luogo però dobbiamo dare delle risposte per fare in sicurezza le lezioni in classe. Lo possiamo fare sdoppiando le classi, lo possiamo fare raddoppiando gli organici. Poi è importante in questo momento, oggi con la legge di bilancio dobbiamo dare le prime risposte a quegli impegni presi dal governo in primavera, che era quello di valorizzare il personale. Non sono gli spiccioli che servono per valorizzare il personale, qua servono risorse serie, serve almeno 1 miliardo per poter dare gli stessi soldi che si dà agli altri dipendenti pubblici. Se il governo non intende investire nella scuola, chiude il paese. Dunque, premesso che la vaccinazione volontaria e non quella coatta e forzata è fondamentale per frenare la pandemia, non è pensabile che possa essere l'unico strumento da utilizzare. Noi stiamo dicendo da mesi, anzi da quando è iniziata la pandemia, che rapidamente bisogna adeguare le strutture alla situazione pesantissima che stiamo attraversando, il che significa bisogna ridurre il numero di alunni per classe, perché è evidente
che il contagio può circolare molto più facilmente in classi strapiene. Bisognava aumentare il numero di aule e anche di scuole a disposizione e conseguentemente approfittare anche per stabilizzare i precari che aspettano alcuni da decenni di essere stabilizzati. Va fatta una sanificazione continua, cioè ci devono essere presidi sanitari che peraltro sarebbero utili anche nella situazione post-pandemica, perché il medico scolastico decenni fa c'era, è sempre stato di grande utilità. È impensabile che ci si arrivi a trovare una soluzione assurda come quella della DAD, addirittura per un contagio, come volevano fare, poi la cosa è stata stoppata, dopo che tutti hanno ammesso che un anno e mezzo di DAD è stata disastrosa. C'è una sottovalutazione del ruolo della scuola che è storico e indipendente dal colore dei governi, centrodestra, centrosinistra. C'è l'idea che la scuola sia qualcosa di più, che non sia fondamentale, che non sia centrale nello sviluppo sociale, che alla fin fine deve soltanto infarinare degli studenti che andranno in prevalenza a fare lavori precari o lavori di bassa qualità. Possiamo dire che ci sono riusciti, nel senso che negli ultimi anni c'è stato uno scadimento anche a livello di dati OCSE sulle competenze dei nostri studenti. Questo si deve anche alle politiche dei tagli, del dimensionamento e della riduzione in generale delle risorse per la scuola? Ma io non faccio tanto riferimento ai dati OCSE, perché quel metodo di rilevazione spesso è ballerino e poco attendibile, però so per certo che la qualità della scuola negli ultimi 20 anni è andata calando continuamente. Qualità generale, qualità didattica, qualità di impegno, qualità di formazione degli studenti, e su questo è stato assolutamente decisivo sì il disinvestimento economico, ma anche la sottovalutazione del ruolo degli insegnanti, che ormai sono trattati davvero come gli ultimi dei piccoli burocrati. Basti pensare che negli ultimi 13 anni un reddito che era già basso per insegnanti di edata, basti pensare che oggi una maestra elementare con una decina d'anni d'anzianità prende circa 10 euro nette all'ora. Bene, negli ultimi 13 anni c'è stato un blocco salariale totale, e mentre fino a 15, 16, 20 anni fa si parlava di arrivare allo stipendio europeo, ci si è allontanati pazzamente. Ora, è chiaro che i soldi non sono tutto, ma quando tu riduci un lavoro del genere a compensi del genere, introduci un elemento di sfiducia anche nei singoli insegnanti e ovviamente anche degli ATA nel proprio lavoro. Io vedo che in questi mesi ci sono state delle categorie che si sono battute come leoni per ottenere quello che stavano perdendo. Penso ai ristoratori, penso a quelli delle palestre, quelli delle piscine, penso ai tassinari, penso addirittura a quelli degli stabilimenti balneari, che hanno reagito a provvedimenti che li danneggiavano in maniera aspra, feroce, hanno fatto delle lotte e sono riusciti a ottenere delle cose. La categoria è stata, secondo me, sfibrata anche dal punto di vista della dignità del proprio lavoro, e piano piano hanno cercato di fargli credere che il loro lavoro era di bassissimo interesse sociale e di bassa qualità, e piano piano hanno introdotto il veleno peggiore, la perdita della dignità del proprio lavoro, che è economica ma è anche strutturale e sociale.